Cibus 2018, siamo allo stand di liquori Desiree, ci troviamo in compagnia del suo amministratore e responsabile commerciale Mario Di Giuseppe. Buongiorno Mario. Buongiorno, buongiorno. Mario, tu occupi un ruolo importante, quello di amministratore e responsabile commerciale, insieme a tuo fratello che si occupa dell'amministrazione, tuo fratello Giuliano. Voi mandate avanti la baracca, diciamo così. Sì, 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 è un'azienda che abbiamo ereditato e tuttora che abbiamo il nostro patron, che è nostro padre, che ci ha indirizzati verso questo lavoro, i prodotti liquori Desiree. Abbiamo iniziato a lavorare con lui e stiamo portando avanti con passione questo lavoro. Una storia di famiglia, direi. Una storia di famiglia, perché dedichiamo 24 ore al giorno per questo lavoro, per portare avanti il marchio Desiree, che è un prodotto che è tradizionale per le zone campane e non, dai prodotti tradizionali ai prodotti innovativi che è questa linea qua Best Of, ad tanti altri prodotti, sciroppi per bevande e tante altre cose che abbiamo, diciamo così, innescato per una commerciale un po' più dinamica. Oggi i consumi stanno cambiando e man mano bisogna stare a passo con i tempi, per cui quale strada migliore è quella là di aggiornarsi per quanto riguarda la distribuzione. Abbracciamo diversi clienti, per cui diversi canali, come si suol dire in gergo, dal canale distributivo al canale tradizionale, che sono quelli là del fuori casa. Non a caso questi prodotti qua che stiamo presentando in fiera, è la linea Best Of, sono prodotti destinati al fuori casa, come si suol dire. Questo è quanto, diciamo così, la novità del Cibus sono delle referenze che sono destinate al fuori casa, che è il mercato che sta in espansione per quanto riguarda... Che è quello che è alle nostre spalle, la linea Best Of con vodka, vodka mela verde, alla fragola e alla banana e così via. Questi sono proprio per il popolo della notte. Certo, sono liquori da cocktail innanzitutto. Prodotti che vengono, diciamo, studiati dai barmen che tuttora attualmente stiamo per creare una sorta di scuola da barmen, che tra poco in azienda abbiamo allestito uno spazio dove verranno scuole alberghiere, verranno a trovarci vari barmen proprio per studiare e innovare sempre sui prodotti liquori, che purtroppo sempre bevendo responsabilmente, lo dobbiamo dire. Sono dei prodotti sempre che vanno sempre innovati, rinnovati di packaging e tanto altro. Mario, allora, noi siamo circondati da prodotti dedicati al beverage, non solo i liquori, non solo i succhi, ma diverse altre cose, i granulati, eccetera. Qual è il vostro piatto forte? Il nostro piatto forte, parliamo sempre di liquori. Il nostro piatto forte di liquori sono i liquori tradizionali, che il focus c'è sempre perché è un prodotto sempre particolare. Stiamo parlando del fragolino, che è il nostro primo prodotto, è un liquore che viene prodotto artigianalmente con l'infusione di fragole, e poi c'è il limoncello, un altro prodotto che noi campani lo portiamo in tutto il mondo, per cui bisogna stare attenti a dire e a dimostrare la differenza con altri limoncini, come si usano chiamare. Io l'unica cosa che dico all'utente finale: girate l'etichetta, leggete che dove c'è scritto aromi non è un prodotto naturale, per cui non è il limoncello originale. Poi che sia di una marca o dell'altra, l'importante è che sia un prodotto fatto artigianalmente e non viene scritto aromi dietro la bottiglia, sulla retroetichetta. Questo è quanto
la comunicazione che do principalmente ai clienti, gli utenti finali, che sono il nostro futuro. E allora, per chiunque desideri avere maggiori informazioni, io sono certo che voi avete una rete commerciale abbastanza capillare, ma c'è certamente, sai, la maglia che si smaglia, ovvero il punto geografico in cui non è mai andato un vostro agente a proporre i vostri prodotti. Ecco, per chi è dall'altra parte e desidera avere un contatto commerciale con voi, a quale indirizzo di posta elettronica è possibile scrivere? Abbiamo il nostro sito appena aggiornato, che è www.licuoridesire.it. Lì troverete tutte le spiegazioni, tutti gli articoli che abbiamo in produzione, per cui... E soprattutto un modulo contatti. Un modulo contatti, ovviamente c'è anche qualche dimostrazione, qualche news che noi pubblichiamo di consuetudine. Bene, grazie Mario, saluta tutti loro. Grazie, innanzitutto saluto a tutti di buona fiera, le persone che stanno qui e poi al pubblico di Oreca TV. Grazie. Grazie Mario, amici, non andate via perché c'è ancora tantissimo altro da andare a vedere e soprattutto documentare con telecamera e microfono qui al Cibus 2018. Arrivederci.